Sì, io sono venuto da Torino, sono piemontese e 17 anni che sono qua. Sono venuto, mi hanno spinto a venire qua perché io venivo già qua nelle Langhe prima, quando avevo questo ristorante a Pinerolo, in provincia di Torino, perché ero già appassionato dei vini. Se mi hanno spinto a venire qua è per colpa dei vini, per colpa dei produttori che mi hanno coinvolto in questa bellissima vita, perché io sono appassionato di vini, difatti la mia cantina, la mia cucina è una cucina del territorio, una cucina con materie prime di questo territorio, sicuramente tradizionale ma con un po' di innovazione, perché uno a casa ha già tutto, quando va al ristorante deve provare emozioni, quindi sicuramente è basata sulla materia prima ma con della creatività. Il massimo dell'espressione della cucina piemontese è l'autunno, in questo periodo, perché abbiamo delle materie prime eccezionali in questo periodo, dovute al fatto che la terra esprime il massimo in questo periodo. Una di queste è il tartufo. Il tartufo è il gioiello della nostra terra. Se arrivano tutte queste persone dal mondo è perché è grazie al tartufo, è grazie al gioiello della nostra terra. E il tartufo col vino fa portare tantissimi stranieri, no? Perché il 70% della mia clientela, ma non solo del mio ristorante, ma della zona, è stranieri che arrivano da tutto il mondo, che fanno chilometri per bere vino e mangiare grande cibo. Sicuramente arrivano prima per il vino nell'arco dell'anno e poi per il tartufo in questo periodo. Poi vino, cibo e tartufo devono viaggiare sullo stesso binario. Il tartufo io l'ho abbinato su tutti i piatti, dai piatti salati ai piatti dolci. Ho fatto questo piatto autunnale che è la castagna, il caco, quindi il caco è una frutta tipica del Piemonte, la castagna anche, il periodo delle castagne. Quindi ho abbinato il caco con la castagna, in più gli ho fatto questo gelato alla castagna, quindi nel gelato c'è l'uovo, il massimo dell'espressione l'uovo e il tartufo, quindi ho accompagnato questo dessert col tartufo e per me è un grande piatto, quindi chi lo apprezza è uno stimolo per me per andare avanti e creare altri piatti. E ringrazio veramente tutti questi stranieri che vengono qua, dobbiamo mettergli il tappeto rosso e coccolarli, perché di cose belle in giro per il mondo ci sono, però noi in Piemonte stiamo crescendo sempre di più sia sul vino che sulla cucina. Grazie.